Dopo qualche mese tornò a recensire un mazzo di oracoli, nello specifico La magia della luna, editi da Armenian. Guardateli bene perché diventeranno presto nostri amici. Volete sapere perché? Ve lo spiego dopo la sigla. Benvenuti a tutti e a tutte, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Svegliamo il mistero a cui ho accennato nell'introduzione del video. A breve, queste carte saranno protagoniste di un nuovo appuntamento quindicinale. È con piacere quindi che vado a presentarvele una per una per farvele conoscere meglio. Prima di cominciare la visione, però, vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 50 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata troverete tre schermate per vedere le playlist di tutti gli interattivi pubblicati e il logo per iscriversi al canale, se avete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Seguitemi. Benvenuti, eccoci pronti per iniziare questa puntata sulla conoscenza di questo bellissimo mazzo. E prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate i link per acquistarlo se vi dovesse piacere. Adesso partiamo proprio alla conoscenza, proprio andando ad osservare la scatola, che come vedete è molto molto grande, circa 19 centimetri, poco più, 19 e mezzo per 13, e quindi abbiamo anche 5-6 centimetri l'altezza. La scatola è molto molto consistente, fatta benissimo e bellissima, quindi oltre al nome Magia della Luna, guida e mazzo di carte, ovviamente dietro troviamo delle indicazioni, anche una prima visione in piccolo delle carte stesse. Apriamo. Una volta aperto vi troverete subito il libricino. Il libricino è molto sostanzioso, molto bello. Adesso vedremo insieme qualcosina. C'è questo foglio che va a separare il libro dal mazzo di carte. Trovate anche una comoda linguetta fatta con questo bel nastrino dorato, così da poter sollevare le vostre carte. E quindi poi da riporle semplicemente e voilà, quindi il gioco è fatto e direi che è molto bello. Possiamo chiudere la nostra scatola, possiamo metterla qui così la potete vedere tranquillamente. Andremo a vedere e vi spiegherò dopo le carte, le vedremo ovviamente tutte e non solo. Alla fine vi ricordo che ci sarà uno slideshow, così potete vederle in grande una per una. Come vi dicevo, il libro è abbastanza esaustivo. Qui insomma trovate, oltre alle indicazioni ovviamente di chi ha realizzato questo mazzo, ovviamente casa editrice Armenia. L'autrice è Marie Bruce, lo trovate proprio dentro. È bellissimo perché è fatto molto bene, ha colori, le varie immagini. Lo consiglio assolutamente perché, oltre a spiegare la magia della luna in tutte le sue sfaccettature, parla proprio, per chi magari anche non dovesse conoscere bene le varie fasi lunari, quindi c'è un'introduzione, la spiegazione delle varie fasi del ciclo lunare, poi troviamo appunto una conoscenza, direi che
È perfetta e fa il caso proprio di questo mazzo perché troveremo alcune carte che fanno proprio riferimento alle divinità e alle idee legate proprio alla luna stessa. Quindi la mitologia è molto importante e ci sono appunto le spiegazioni e una breve storia sulle varie idee legate alla luna. E poi c'è tutta la parte esplicativa dove ci sono i significati di ogni singola carta, oltre al titolo c'è il numero, quindi anche molto facile come manuale, una volta fatte le vostre stesure, trovare il numero corrispondente, le parole chiave e tutta la spiegazione. Quindi troverete tutte 50, sono 50 le carte. Alla fine sì, c'è anche un indice. E poi un'altra cosa molto molto importante, le spiegazioni su come usare, su come prepararvi alla stesura e ci sono anche delle indicazioni su metodi classici come la classica a tre carte. Passato, presente, futuro, c'è molto interessante. Io diciamo le ho fatte e ho trovato alcune che non conoscevo. Questa sì, la conosco, la stesura pentacolo, probabilmente la conoscete anche voi. Ci sono proprio alcune stesure legate ad alcune fasi, appunto la stesura della luna crescente, la stesura della luna calante. Fate molta attenzione a questa perché questo mazzo sarà protagonista di video molto speciali a cadenza di 15 giorni sul canale, quindi non vi dico altro per non rovinarvi la sorpresa, però insomma troveremo questo mazzo, lo userò per alcuni video del canale. E quindi voi potete usare per varie stesure. La cosa bella che non solo trovate in questo mazzo un mazzo di divinazione, quindi in un certo senso aiutarvi a comprendere cosa sta accadendo nella vostra vita e quindi anche cercare di capire come muoversi, ma anche un mazzo per aiutarsi nello sviluppare gli incantesimi e quindi la manifestazione dei nostri desideri e dei nostri sogni, ovviamente con l'aiuto delle varie indicazioni, quindi non solo delle carte stesse, ma anche seguire proprio effettivamente le fasi lunari. Adesso, dopo queste indicazioni, che sono un po' lunghette, però mi sembrava giusto dirle, possiamo passare alla visione delle carte. Eccoci di fronte alle prime 18 carte. Andando ad analizzare la carta, la qualità della carta, ovviamente il cartoncino è abbastanza sottile. Non mi disturba assolutamente questo, purtroppo devo ammettere che essendo opaca, se potete, se si può vedere bene dal video e quindi non plastificata, purtroppo so già che tenderà a rovinarsi facilmente, soprattutto anche nei bordi che sento abbastanza grossolani al tatto. È questo un peccato, non un deficit assolutamente. Comunque consiglio un utilizzo abbastanza soft nel mescolare le carte e quindi di non utilizzare soprattutto carta contro carta perché si andrebbero a rovinare molto 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 facilmente. Comunque, a parte questa cosa, le trovo molto belle, anche la grafica che è abbastanza semplice tutto sommato, ma direi che è anche giusta perché ovviamente si tende a dare rilevanza e importanza al nostro satellite e quindi la semplicità è tutto. Semplici sì, effettivamente, però molto affascinanti e molto evocative. Qui le prime 18 ovviamente troviamo le fasi
le fasi lunari, poi incominciamo a trovare delle caratteristiche sulle carte, come ad esempio della luna, scusate, sul fatto magari quando la ritroviamo di un colore particolare che sembra quasi rossa, e quindi ecco qui troviamo sangue sulla luna. Quindi i nomi sono queste. Partiamo proprio dal numero 1, luna oscura, luna nuova, luna crescente, primo quarto, gibbosa crescente, luna piena, gibbosa calante, ultimo quarto, luna calante, luna blu, luna nera, la superluna, la famosissima superluna. E la sangue sulla luna, colpo di luna, danzatrice della luna, molto affascinante, anche sognando la luna dell'innamorato, fiore di luna. Adesso poi man mano andremo a vedere le altre. Giusto per rendervi conto, sulla grandezza, abbiamo visto la qualità, la grandezza di ogni singola carta è di 19, scusate, 12. 12 per essere precisi, 12,1 centimetri per 7,1 centimetri. Il dorso è molto molto carino, ovviamente riprende il cielo notturno con questa stella che si vede. Si intuisce facilmente che se usate il rovescio, capite che è al rovescio, però non le carte oracolari tendenzialmente non vengono usate mai al rovescio. Certo che secondo me non ci sono mai limiti all'ispirazione, al cercare un proprio percorso e quindi utilizzare anche dei modi, dei metodi diversi. Quindi sentitevi liberi di gestire le vostre interpretazioni come meglio desiderate, però, come vi ho detto, tendenzialmente non vengono usate al rovescio. E adesso andiamo a vedere le altre carte. Eccoci di fronte alle altre carte che ovviamente compongono, come ho già detto, il mazzo di 50. Troviamo l'argento vivo, prendere la luna, luna della strega, dollaro d'argento, stella della fortuna, Arturo, dea della luna, dio del cielo, Esbat, Saba, lepre della luna, gufo notturno, ulula alla luna, volo notturno, metamorfosi, rospo, gatto nero. E, come avete potuto notare, ogni carta effettivamente ha una sua grafica. Per la maggior parte, ovviamente, si vede la luna, il cielo stellato, cielo notturno, quindi si tratta di una grafica composta da fotografie, da collage di vario tipo, sia di foto realistiche, sia come magari in altri casi dove ci sono delle stilizzazioni. Qui, ad esempio, troviamo la falce di luna con la stella e l'albero, quindi questa silhouette. Poi ci sono anche tante altre immagini, come potete notare, anche qui abbiamo questa stilizzazione della stella della fortuna. Qui troviamo addirittura un rospo che sembra essere di rame, di ottone, comunque di un metallo. Quindi ci sono varie cose. Anche qui, per esempio, sembra quasi pittorica, nel senso di acquerello, con questa finestra, con questo, la silhouette di questo gatto alla finestra che osserva la luna. Quindi ci sono vari stili, vari rifacimenti artistici molto interessanti. Direi che non è assolutamente limitante a livello della lettura stessa. La carta avete visto come è composta, è borderless, cioè non ci sono bordi. Molte carte hanno il bordino bianco, invece qui hanno deciso di estendere l'intera grafica a tutta la carta. Poi c'è ovviamente il titolo, all'inizio proprio al centro trovate l'indicazione numerologica,
Non credo sia proprio legata a livello significativo, quindi sì, se vi interessate di numerologia, magari potete anche interpretare per conto vostro, perché comunque nel libretto non ci sono riferimenti del genere proprio alla numerologia. È una cosa più che altro indicativa e molto semplice da individuare, perché se volete incominciare subito a leggere le carte, e le carte oracolari sono molto semplici, tra virgolette, per questo motivo, che si può imbastire subito una lettura e andare a vedere i vari significati e poi tracciare la sintesi di interpretazione. Se volete potete fermare il video in questo momento così da poterle vedere, ma vi ricordo che comunque alla fine trovate lo slideshow una per una. E adesso procediamo verso le ultime carte. Eccoci di fronte alle ultime carte, dalla 36 alla 50, abbiamo trovato lungo tutto il percorso, dalle lunazioni ad alcune caratteristiche della luna stessa, le dee legate alla luna. Troviamo anche piante, qui la Belladonna, ci sono anche riferimenti agli animali sacri, sia alle dee, quindi alla luna stessa. Quindi direi che è interessante, ovviamente, anche conoscere, per chi non dovesse saperne, di mitologia, di queste storie che sono legate alla luna. Le trovate in breve, ovviamente molto in breve, ma per conto vostro, se vi interessano, potete approfondire. Trovate tutto nel libretto. E quindi abbiamo il Cervo della Luna, Luna dell'Unicorno, Leone rampante, Giumenta della notte, Polvere di luna, Malinconia lunare, Figlio delle stelle, Lavoro sulle ombre, Luce lunare, Via Lattea, Osservatore delle stelle, Esprimere i desideri, Belladonna, Tessitore di sogni e infine Scintillio. Direi che per concludere, queste carte ovviamente sono consigliatissime, sia per fare divinazione, sia per fare un percorso di crescita ed evoluzione personale, soprattutto per questo motivo, ma anche per chi vuole cogliere la magia stessa della luna per fare incantesimi veri e propri. Quindi trovate anche qualche suggerimento di qualche incantesimo anche nel libricino. E anche per chi magari è alle prime fasi e quindi può incominciare a sperimentare e a conoscere questo meraviglioso mondo. Come vi dicevo, l'unica nota dolente è un po' la qualità della carta, sarebbe stato il caso di plastificarle. Farle personalmente ovviamente costerebbe troppo. Se lo volete fare, io sicuramente magari cercherò di colorare i bordi, se mi piacerebbe, così da renderle almeno nel bordo più resistente con un bel argento, un bel colore argenteo, proprio legato anche alla luna stessa. E magari, perché no, sarà l'Armenia stessa a fare una riedizione plastificata più resistente, più comoda. E ovviamente, nonostante questa cosa, vi dico e insisto sul fatto che sono super consigliate. Ovviamente queste sono uscite nel 2022, quindi sono abbastanza nuove, anche io le conosco da poco e quindi ho imparato a conoscerle, e poi imparerete a conoscerle anche voi, perché, come già detto, le vedrete e saranno protagoniste di video che farò sul canale. E quindi spero che vi siano piaciute. Vi ricordo sempre che in descrizione trovate il link per acquistarlo. Si conclude qui la puntata. Magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao!